Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui alla Venus Gym di Dubai, a 3 settimane dalla mia prima competizione di quest'anno in IFBB categoria Man Physique, e oggi voglio portarvi nel mio allenamento dorso in preparazione gara. Adesso si parte con il primo esercizio per i dorsali. Ho appena terminato di fare il riscaldamento. Si parte con il T-bar, vado a svolgere 4 serie, 2 da 8 ripetizioni e altre 2 serie da 6 ripetizioni, aumentando il carico. Ma prima di iniziare ragazzi, voglio ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like e lasciate un commento se volete vedere un altro allenamento in preparazione gara e di un altro gruppo muscolare. Ragazzi, secondo esercizio, ho già un po' di pump perché 3 giorni che sono a carboidrati veramente bassi e se non pompo un po' sono veramente molto sgonfio. E domani, il giorno dopo ancora, invece mi aspetta un po' di ricarica di carboidrati, quindi non vedo l'ora. Adesso inizio con il secondo esercizio, dove vado a svolgere una lat machine con la presa stretta e inversa. Però come la vado a svolgere? La vado a svolgere facendo un movimento controllato, perché per attivare bene il dorso a me piace negli esercizi con ripetizioni un po' più alte fare i movimenti più controllati, e in questo caso vado a fare anche una pausa quando arrivo nel punto di massima contrazione. Qui vado a svolgere 4 serie per 12-15 ripetizioni, sempre fino al cedimento muscolare. Adesso passiamo al terzo esercizio, rematore presa inversa, rematore a busto flesso, però invece di andarlo a svolgere con il bilanciere lo vado a svolgere con questo macchinario che adesso vi mostro della Panatta. A me piace molto perché l'attivazione a livello di dorsale la trovo maggiore e migliore rispetto a quella del bilanciere. Quindi se volete sapere perché ho scelto questo attrezzo invece di usare il bilanciere, è proprio per questo motivo. Qui vado a svolgere 4 serie, stando tra le 8 e le 10 ripetizioni. Nell'ultima serie vado a fare un rest pause. Ragazzi, sono qui con il microfono in mano per ricordarvi che il nostro servizio di coaching online è attivo. Se anche tu vuoi metterti in forma, hai bisogno di un coach, hai bisogno di aiuto con un supporto completamente personalizzato, supporto via WhatsApp 7 giorni su 7, contattaci qui sotto che troverai tutti i link in descrizione. Io personalmente seguo uomini e Irene, la mia ragazza, seguirà le donne. Adesso si prosegue con il low row. A me piace tantissimo questo qui che vado a svolgere adesso dell'hammer, perché mi dà una bella attivazione sul dorsale, poi le maniglie si trovano in basso, quindi facendo la tirata in questo modo vado ad attivare tanto la parte bassa del dorsale, che è quel punto che si fa sempre fatica a costruire, ad attivare la parte più bassa. Quindi questo mi piace particolarmente perché ti va a lavorare quel punto lì. Come lo vado a svolgere? Vado a fare 3 serie da 12 ripetizioni,
in cui nelle prime ripetizioni, per aumentare l'intensità, vado a fare anche una pausa in isometria. L'ultima serie, la quarta, aggiungo una quarta serie, vado a fare un drop set. Un drop set con 8 ripetizioni, andando a scalare il peso ogni 8 ripetizioni. Il drop set mi piace particolarmente come tecnica, specialmente inserirlo nell'ultima serie, perché mi va a dare un bel pump a un muscolo che comunque già abbiamo affaticato con gli esercizi precedenti. Si prosegue ancora con i dorsali. Andiamo a svolgere questo macchinario qui che adesso vi mostro, che va a simulare il pulley. A me piace particolarmente perché è un macchinario un po' particolare. Adesso lo vedrete, c'ha la possibilità di muovere le maniglie anche ruotandole. In più riesco ad avere un ottimo feeling a livello muscolare. Come vedete, il pulley come movimento si può eseguire in tanti modi. C'è chi lo fa allungando e andando tutto indietro ad ogni ripetizione, c'è chi lo fa rimanendo fermo con la schiena. Io lo vado a svolgere stando leggermente inclinato in avanti e stando fermo. In questa scheda lo vado a svolgere così. Perché? Perché stando leggermente inclinato in avanti riesco ad attivare meglio la parte bassa della schiena. Quindi, in molti di voi diranno: ma qual è la tecnica giusta? Quella dove vai avanti? Quella dove, come lo stai facendo tu? Quelli che si buttano all'indietro? Non è che c'è una tecnica giusta e una sbagliata nel bodybuilding. In molti esercizi c'è la possibilità di lavorare lo stesso muscolo con lo stesso esercizio, però da angolazioni diverse. Quindi, facendolo in questo modo, vado a lavorare la mia schiena da un'angolazione diversa e riesco a colpire quel punto lì che a me interessa. Arrivati a questo punto della scheda, dovrei fare le trazioni alla sbarra, perché per essere masochista le trazioni alla sbarra, esercizio a corpo libero dove non possiamo alleggerire il peso, a meno che uno non usa degli elastici, ma io non ce li ho, ho le trazioni alla sbarra. Però a questo punto della preparazione, dove sono in deficit calorico da mesi, e a questo punto della scheda, dove sono morto, non riesco a sollevarmi neanche per una ripetizione. Quindi oggi ho optato per un macchinario che va a simulare alla grande l'attivazione muscolare delle trazioni alla sbarra. In più ha una traiettoria diversa rispetto alla classica lat machine, dove il movimento è questo. In questo attrezzo si chiude e si apre, quindi riesco a lavorare bene il dorsale nei punti che non ho allenato prima, così riesco ad avere una costruzione muscolare completa. Spesso però, ragazzi, anche in fase di massa, io che ormai vivo a Dubai da più di un anno, tendo ad optare per i macchinari. Questo perché, come vi ho spiegato in un video precedente, che vi lascio qua sopra se non l'avete visto, quello dove spiego le differenze tra panca piana e chest press, in molti esercizi con il bilanciere si fa fatica ad andare realmente a cedimento muscolare se non abbiamo uno spotter, un qualcuno che ci dà un aiuto in caso di difficoltà. Con il macchinario, quando si arriva a cedimento muscolare, si può osare ad andare anche oltre, mettendo quella mezza ripetizione in più, lavorando in sicurezza e con una traiettoria pulita. Quindi io spesso, dato che mi piace allenarmi a cedimento, a spaccarmi, nella maggior parte degli esercizi tendo a lavorare
con i macchinari perché hanno una traiettoria prestabilita e di conseguenza vado meglio a cedimento, anche perché non ho uno spotter. Quando mi alleno sempre da solo. Ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video. Allenamento terminato, oggi a Dubai fa caldissimo e sono distrutto. Vi ricordo di lasciare un like, lasciare un commento, seguiteci su Instagram, sia me che Irene, e ci vediamo in un prossimo video.